Presidente Montauti, 40 anni di interamnia, 40 anni di fatiche, la sua giovinezza cominciava proprio con la palla a mano, adesso che ha qualche anno in più si ritrova qui a Teramo ad avere una bellissima creatura, anche tra mille difficoltà, però il sudore e la fatica che lei e il suo staff fate ogni anno viene ripagata, perché tra poco meno di un mese Teramo si riempirà di persone, di sportivi da tutto il mondo. Come si sente, Presidente, a pochi giorni dal 40° anno della Coppa Interamnia di pallamano? Ma è stato sempre un piacere fare la Coppa Interamnia in questi anni. Adesso comincia un pochino a pesare, non solo perché no, l'età comincia a essere quella che è, ma anche perché la situazione del momento, la contingenza, il momento economica, in qualche modo ne risente anche la Coppa Interamnia. Come mi sento? Come uno che deve affrontare un'impresa e non sa se riuscirà a condurla in porto. Manca appunto un mese, e in un mese dovremmo fare tante di quelle cose che solo a pensarci mi vengono i brividi, però abbiamo già creato le premesse perché si possa fare una bella manifestazione, perché si possa celebrare diciamo degnamente il quarantennale della Coppa Interamnia. Ecco, possiamo già annunciare qualche piccola perla, qualche chicca. Voi di idee ne avete avute sempre molte durante l'organizzazione, poi andando a scremare viene fuori sempre qualcosa di molto bello e di speciale, di innovativo. Quest'anno qual è la chicca, se possiamo annunciarla? Beh, la chicca sarebbero più di una. Una è sicuramente il fatto che vengono squadre da 60 nazioni di 5 continenti, e questo rappresenta per noi un vero e proprio record. E nazioni anche particolari, alcune io le chiamerei un po' sottosviluppate, ma che si affacciano alla ribalta internazionale per la prima volta, cito come esempio l'Uzbekistan, il Turkmenistan, il Nepal, il Bangladesh, tanto per citarne alcune. Comunque avremo una rappresentanza dei 5 continenti. Ma se vogliamo appunto parlare di chicca, noi, io voglio dire che appunto quest'anno, per celebrare il quarantennale, abbiamo pensato di rivolgere l'invito ai sindaci di quelle città i cui club sono venuti negli anni tante volte a Teramo, sindaci diciamo come figure simboliche, no? Di rappresentanti istituzionali che vengono qui a partecipare a questa festa dei giovani, a rendersi conto, a toccare con mano questa realtà. E quindi ecco, abbiamo già predisposto un programma particolare proprio per la loro accoglienza, e devo dire che ne vengono parecchi, e anche in questo caso vengono da 5 continenti. Quindi 40 anni, in 40 anni Teramo ha ospitato il mondo e l'ho visto cambiare, e quindi anche attraverso i suoi occhi. Se dovesse citare un momento che ricorda magari con piacere oppure anche con preoccupazione, comunque un momento che la fa ancora emozionare a distanza di non sappiamo quanti anni, c'è un momento particolare della Coppa Interamnia che le viene in mente più spesso? Ma il momento particolare è sempre il primo giorno della Coppa Interamnia, perché fino al giorno prima noi tremiamo perché non sappiamo se riusciamo a far partire questa manifestazione. E quando arrivano le squadre e si cominciano a sistemare, cominciano a prendere contatto con l'ambiente, col nostro ambiente qui, noi abbiamo sempre paura di non riuscire a sistemarli nel modo adeguato. E quando si fa quella grande parata, che è il momento più bello, poi è un momento anche spettacolare, anche commovente per certi versi, noi tiriamo un sospiro di sollievo nel vedere il sorriso da parte di questi giovani, di questi dirigenti che vengono, che sono tutti veramente molto contenti. Quindi è un momento di soddisfazione che si riesce ad avere non alla conclusione, ma proprio alla conclusione della prima giornata del torneo. Quindi dopo va da sé, c'è un po' una sorta di ansia da prestazione, poi uno si accorge che l'Interamnia in realtà ha ancora gambe solide, gambe forti, dei giovani che fanno palla a mano, quindi tanta voglia di correre, di sudare.
è questo in fondo la palla a mano, ed è questo probabilmente il messaggio che è alla base della Coppa Interamnia, cioè anche se l'età avanza, anche se è il quarantennale, anche se molta gente che al suo fianco ha faticato tantissimo e ha qualche anno in più su un groppone, però l'Interamnia è un messaggio di forza giovanile, questo è fondamentalmente. Sì, è alla base di tutto, la forza dei giovani, l'entusiasmo dei giovani, l'allegria che loro portano, la spontaneità che anima loro nel venire qui, è la cosa più bella, no? Ma devo anche dire che è anche interessante e commovente sottolineare un aspetto, che questi giovani vengono grazie ai sacrifici per lo più da paesi anche, diciamo, non economicamente molto, cioè non molto agiati dal punto di vista, no, economico, eccetera. Per cui i loro genitori fanno grandi sacrifici durante l'anno per raccogliere quel soldino che serve poi per far venire i figli a partecipare a questa grande festa. E devo dire che spesso ci scrivono dicendo: i nostri ragazzi, i dirigenti dei vari calcioni, sono talmente eccitati che non riusciamo a calmarli, perché pensano appunto di dover venire in questa festa e l'aspettano proprio tutto l'anno. E questo è un aspetto veramente molto importante, che è un po' alla base dello spirito della Coppa Interamnia. Ecco, voi dell'Interamnia siete probabilmente uno dei pochissimi esempi al mondo di vera integrazione tra i popoli, cioè non c'è mai stata retorica nell'utilizzo della parola integrazione nella Coppa Interamnia, quindi c'è soddisfazione in questo, vedere che voi in tanti anni avete messo insieme tanti popoli che a livello politico, a livello davvero di tensioni razziali, magari non andavano proprio d'accordo, se vogliamo essere così buoni, tra virgolette. Quindi c'è una soddisfazione doppia, quella di ospitare tanti giovani, quindi di vedere le nuove generazioni che emergono, però dall'altra c'è una grandissima soddisfazione molto più profonda, che è quella di mettere insieme dei popoli. Ci sono stati anche, mi raccontava lei tempo fa, dei momenti di tensione anche qui nella Coppa Interamnia, che però proprio per la forza che ha, così ha risolto, almeno per qualche giorno, ha fatto riflettere chi probabilmente non riusciva a guardarsi di buon occhio. Beh, la caratteristica della Coppa Interamnia è proprio questa, il fatto che noi diramiamo un appello, così facciamo un invito a tutti quanti, al di là della differenza razziale, differenza politica, culturali, eccetera, e quindi noi abbiamo sempre accolto a braccia aperte tutti, e questo è un elemento che caratterizza appunto la Coppa Interamnia rispetto a tante altre manifestazioni simili alla Coppa. E noi nel passato abbiamo assistito a diversi momenti delicati di tensione tra nazioni in contrasto tra di loro, che poi si sono sempre risolti bene. Per esempio quest'anno avremo insieme tante nazioni che sono state e sono in contrasto tra di loro, ma mi piace citarne tre, sarebbero la Cina, Taiwan e Tibet. Cioè Tibet sono esuli tibetani che verranno qui a partecipare alla festa e staranno insieme a cinesi e a ragazzi di Taiwan. Ecco, questo penso che la dica un po' tutta, no? Che chiarisca un po' meglio quello che è lo spirito che anima noi nel momento in cui ci siamo imbarcati in questa impresa, se così si può dire. La Coppa Interamnia ha sempre preteso e imposto una purezza d'animo che l'ha resa una manifestazione probabilmente unica al mondo. Però le difficoltà economiche che vive l'Europa, anche a livello mondiale, le difficoltà economiche che stanno davvero mettendo in difficoltà qualunque settore della società civile, anche l'Interamnia soffre, il quarantennale sta andando benissimo comunque nonostante le grandi difficoltà di cui sopra, probabilmente dal prossimo anno le cose dovranno cambiare, perché questa Coppa vale, questa Coppa porta degli introiti a Teramo, perché Teramo per 5 giorni si riempie di migliaia di persone, Teramo e Teramano. Dal prossimo anno probabilmente il dialogo con le forze politiche e con le istituzioni dovrà cambiare in questo senso. Ma noi ce lo auguriamo, e ogni anno abbiamo fatto questi auspici, no? Nel senso che abbiamo cercato di sensibilizzare chi di dovere,
ci auguriamo che in qualche modo si sappiano fare delle scelte, perché io credo sia arrivato il momento di fare delle scelte, di investire su quelle iniziative più importanti, no? È quello che noi abbiamo sempre detto, e nel momento in cui non ci sono grandi possibilità per a causa di questa crisi, io credo che si debbano necessariamente fare delle scelte. Quindi mi auguro che il quarantennale si possa svolgere nel miglior modo possibile, che riesca a far capire ancora meglio quanto sia importante questa manifestazione sotto il profilo sportivo, culturale, umano, sociale, ma anche economico. E quindi l'auspicio che chi di dovere abbia il coraggio, una volta per tutte, di investire su questa iniziativa, dimostrando di crederci, e sappia anche in qualche modo valorizzare. È quello che la Coppa ha sempre chiesto, è quello che la Coppa merita, un'attenzione maggiore e una valorizzazione in senso lato. Presidente, quando si è reso conto che la Coppa Interamnia, che lei aveva organizzato 40 anni fa con dei compagni di viaggio, qualcuno non c'è più purtroppo, quando è che si è reso conto che la Coppa poteva diventare quello che oggi è, cioè il momento più importante dello sport abruzzese, probabilmente, perché una manifestazione in giro per l'Abruzzo così non c'è? Quando è che si è reso conto dell'importanza di questa manifestazione? Ma già da tempo, cioè quando la Coppa è nata per scherzo, no? È cresciuta sempre di più, c'è stato un momento clou negli anni 90, i primi anni 90, in cui la Coppa si è imposta all'attenzione generale, ed è allora che ci siamo resi conto che questa era un'iniziativa veramente forte, con grandi, forti contenuti. E noi ci abbiamo sempre creduto e abbiamo sempre fatto di tutto perché ci potessero credere anche gli altri, e non sempre è stato così, però adesso che la Coppa ha raggiunto la sua maturità e che si sta esprimendo in tutti i suoi valori, è arrivato il momento di prenderne atto un po' tutti, non solo noi che siamo promotori, anche perché non riusciamo più a tenerla in piedi, perché necessita un aiuto, un doveroso aiuto, quell'aiuto che altre manifestazioni sicuramente anche meno valide della Coppa Interamnia invece riescono ad avere. Forse è il caso di cominciare a guardare a Bruxelles. Lei ha sempre avuto in mente il modello da esportare, cioè l'Interamnia da portare in giro per il mondo, non soltanto Teramo che accoglie il mondo, ma anche l'Interamnia che supera i confini della città. Quindi forse bisogna cominciare a guardare a Bruxelles, quindi alla Comunità Europea? Sì, noi abbiamo aderito a qualche progetto, ma è poca cosa, no? Insomma, ecco, sicuramente sarebbe anche quella un'occasione da sfruttare. Finora non ci siamo ancora riusciti, ma sicuramente potremmo fare. La Coppa Interamnia è già di per sé un modello per molti, perché ne sono nate tante di iniziative simili sulla scia della Coppa, intraprese da quei dirigenti che sono venuti qui tante volte e che poi hanno creato altre manifestazioni simili alla Coppa, magari strappandoci qualche nostro amico, no? Per cui la Coppa è già un modello di per sé, ha già detto la sua. E quindi, insomma, è così. Bisogna però sapersi rendere conto, non sicuramente non noi, della grandiosità di questa iniziativa e dei suoi veri valori. Quindi ringraziamo il presidente Montauti, ci rivedremo sicuramente a breve. Tra meno di un mese la Coppa Interamnia comincerà qui a Teramo, quindi Teramo si riempirà di colori, di persone da tutto il mondo. Sarà una festa come sempre gioiosa, all'insegna dello sport più vero. Qual è il messaggio che lei, presidente, vuole lanciare sul finire di questa intervista? Non avete mai chiesto cose che non vi aspettavano, però insomma è venuto il momento di far diventare la Coppa Interamnia di pallamano qualcosa di
di ufficialmente esclusivo, quindi ha l'opportunità adesso di lanciare un messaggio magari alle istituzioni, alla politica, alla classe dirigente abruzzese, non soltanto Teramana. Sì, il messaggio è quello di venire ad assistere alle varie manifestazioni della 40ª Interamnia World Cup, che quest'anno avrà un respiro regionale, perché noi quest'anno vogliamo portare alcune gare del torneo a Pescara, all'Aquila e a Chieti, appunto per dare questa maggiore visibilità, per coinvolgere anche i nostri amici della pallamano, ma anche un po' tutti, no, in ambito regionale. E il messaggio è quello di venire a vederla, venire ad apprezzarla, venire a goderla, per poi magari poterci in qualche modo essere più vicini nel momento in cui si potesse riuscire a lanciarla in maniera definitiva e più forte, così come si sarebbe già dovuto fare.